parte dai film, per esempio per Aquile ero proprio, cioè non mi distraevo proprio perché era molto delicato, ricordo. No, io sono tranquilla, io sono tanto sono tranquilla, non sono una, cioè dei colleghi molto, molto divertenti che chiacchierano fino all'ultimo secondo, invece io amo proprio il silenzio, cioè mi penso che una scena, se ti concentri prima su quello che devi fare, invece di farla bene la farai meglio. E quindi cerco di concentrarmi, di stare concentrata per divertirmi quando faccio la scena. Però ma ti rendi conto di un personaggio che per più giorni ti piace, non stacca mai, un po' Alba? Non stacco mai, non è vero. sì, no, come no, stacchi, però quando torni a casa, cioè l'esperienza ti si forma fisicamente, cioè il personaggio piano piano ce l'hai addosso, ma non è che lo fai, quindi cioè, poi vai a fare la spesa, per la tua vita. No, io non sono una caciarona sul set, anzi, ho molto rispetto, perché dà fastidio, dare fastidio a qualcuno se deve girare il suo campo, però ognuno ha il suo modo, magari ci sono alcuni che fanno i caprioli e poi vanno lì e sono perfetti, no? Altri invece danno solo fastidio, però. Prego. C'è un'altra domanda? Prego. Con un curriculum così trasversale che va dalla televisione, alla radio, al teatro, al cinema, il rapporto col pubblico, cioè essere così empatici, riuscire sempre ad arrivare, c'è una ricetta, essendo diversi i mezzi attraverso i quali si parla al pubblico? La ricetta non c'è, nel senso che tu ogni volta che si trovi in mezzo devi stare in ascolto, questo sì. La radio adesso io la sto esplorando così, andando poi in diretta, quindi è ancora più forte l'esperienza. E non so quale sia la qualità. Io ho notato che anche in radio, anche se hai un testo stupendo, no? Se tu quella mattina invece di farlo, cioè divertirti, essere presente con la testa, capire che stai dicendo, se tu non credi a quello che stai facendo, non fai ridere, oppure fai ridere di meno, pure se è scritta la battuta, no? E quindi credo che forse se c'è una ricetta è quella di essere sempre nel qui e ora e divertirsi, cioè non essere concentrati, in questo senso dico concentrati. Il divertimento penso che sia l'unica possibilità per essere sempre comunicativa. Un attimo fa dice che ci sono gli attori che sono perfetti. Ecco, il collega con cui ti è capitato di più di sorprenderti delle sue doti di recitazione? Guarda, secondo me è Elio Germano, perché Elio è proprio un mondo a parte. Io veramente ero in difficoltà perché ero così curiosa di lavorare con lui, perché lo guardavo e lui è sempre veramente non convenzionale, quindi fa una ricerca tutta sua, è bravissimo a relazionarsi con la macchina, insomma è uno che il cinema lo sa, che sa sempre dov'è, dove sta la luce, però lui forse è la persona più sorprendente perché veramente è unico anche nel rapporto che ha con te. Sì, direi Elio,